Chiamata a dare i primi segnali di vita, l'Olimpia Agnonese, dopo i pesanti KO delle prime uscite, l'avvio tardivo della preparazione sta condizionando e non poco, ma non sempre può fornire un alibi valido. Questo lo sanno bene i Granata, il cui arduo compito di giornata è quello di fermare il Notaresco, vittorioso al debutto sul campo del Pineto e fermato sullo 0-0 da Rieti lo scorso turno. Gara diretta dal signor Acquafredda della sezione di Molfetta, che gli altomolisani aprono in attacco, ma ne scalchi da fuori, conclusione debole dalla quale non vi è alcun giovamento. Risponde la squadra di Epifani, Bilello sporca il tentativo di Bianciardi, Landi ha tutto il tempo di fare capolino sul pallone. 25esimo, Maniscalchi ci riprova, questa volta dalla tre quarti per Sciba, la parata è abbastanza elementare. Fronte opposto, Notaresco vicinissima al vantaggio, leggerezza di Bilello, Dos Santos solitamente un cecchino da quella posizione, decide di graziare l'Olimpia Agnonese. 38esimo, calcio di punizione in favore dei rossoblù da posizione interessante, frulla la battuta, Landi fa buona guardia, prima dell'intervallo si sblocca il risultato, servizio di Marchionni per Frulla che di potenza e precisione fulmina Landi per lo 0-1, parziale con il quale passa in archivio la prima parte di gara. Montaggio tecnico di Antonio Di Perna per i secondi 45 minuti, sempre ai teramani. Marchionni mette i brividi alla retroguardia granata con un destro a giro che si perde al lato, risposta locale affidata ai piedi di Gianmarco Cito. Sciba para in due tempi, siamo al decimo in area ospite, a terra per Pepai dell'Olimpia Agnonese. Nulla da segnalare per il signor Acquafredda sul capovolgimento di fronte. Marchionni pericoloso, una costante ormai in questa partita. Dal suo cross nasce l'autorete di Litterio che mette fuori tempo Landi e causa il raddoppio del Notaresco. Piove sul bagnato per gli uomini di mister Senigallesi. A metà tempo Sangaré, già ammonito, commette fallo sul Lattarulo e rimedia il cartellino rosso. Agnone in inferiorità numerica al 31esimo, mister Senigallesi inserisce con E, proprio lui, dopo una giocata di Cito, prova a dimezzare lo svantaggio ma spedisce alto sulla traversa. 41esimo, calcio piazzato in favore dell'Agnone, stacco di Begadi che colpisce la traversa. Ripartenza rosso-blu, lancio per il neo entrato Mancini che dopo aver superato Landi in uscita deposita in rete il definitivo 3-0, che vuol dire primato per il San Nicolò Notaresco. Agnone ancora in netta difficoltà con 11 reti incassate e ancora nessuna realizzata, con l'auspicio che le nuove forze societarie possano risollevare l'ambiente.